Il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi ha visitato la centrale operativa 118 Empoli Pistoia, struttura che gestisce le emergenze e urgenze su un territorio di oltre 2000 km quadrati con una popolazione di 550.000 abitanti, effettuando all'anno 88.000 missioni. Una visita importante al 118 di Pistoia ed Empoli, una realtà, una grande eccellenza che non si costruisce in un giorno ma è frutto di anni di grande impegno, di volontariato, di grande professionalità che hanno portato oggi ad avere un'eccellenza riconosciuta in tutta Italia, che gestisce anche grandi emergenze. Ricordo quello che è accaduto ad Ischia e sarà ancor più implementata a breve con una sala operativa che ho avuto modo di visitare e che non solo in tutta la Toscana, ripeto, ma in tutto il territorio nazionale. Siamo orgogliosi come città di Pistoia di averlo qui, di averlo potuto mantenere qui, ma ripeto, è frutto di qualcosa che è nato negli anni e che è cresciuto e che è stato semplicemente riconosciuto da tutti come una grande eccellenza. Tutti gli operatori che operano all'interno di questa struttura, ha fatto particolarmente piacere la visita del sindaco, che così ha potuto prendere contatto con questa realtà che, come penso vi abbia detto, ha oramai travalicato i confini non solo comunali, non solo provinciali, ma addirittura regionali. Tant'è vero che ultimamente nel corso del terremoto di Ischia ha gestito soccorsi direttamente da qui, quindi con una valenza di natura nazionale. Proprio per questo stiamo allestendo anche una sala nuova, tecnologicamente molto avanzata, che praticamente è quasi pronta, mancano ancora alcuni dettagli da un punto di vista tecnico per poterla aprire e quindi per poterla rendere operativa. Penso che sicuramente entro la fine dell'anno poi procederemo anche all'acquisizione di questa nuova struttura.